Cellini. Battuta la punizione, sorpresa, attenzione, il cross di Pagliarulo, palla lì e c'è il gol del Foggia. Il Foggia che passa in vantaggio, Grieco dunque ha portato in vantaggio il Foggia, secondo gol subito dal Napoli nelle ultime 8 giornate. È stata una punizione battuta benissimo con il cross di D'Agostino. Qui Gianluca è stata una clamorosa dormita. Con Napoli che cerca di rimontare adesso con Abate. Sulla destra cerca il cross, ancora Abate, questa volta col sinistro, dentro per Consonni, palla buona col sinistro, Consonni, Marruocco! Che salvataggio di Marruocco, ma che occasione fallita da Consonni. È stata un'occasione fallita perché ha cercato più la potenza che la precisione, lui doveva piazzarla dall'altra parte. È ancora Scarlato per Montervino, ancora per Scarlato sulla destra. Pallone dentro ancora per Piace, era l'uscita di Marruocco, poi Abate, va via in velocità su Pagliarulo, ancora Abate, c'è Calaiò in mezzo, Calaiò in anticipo, l'uscita di Marruocco a Kamikaze che ha salvato e vorrebbero anche il calcio di rigore quelli del Napoli, perché l'uscita di Marruocco su Calaiò è stata ai limiti della regolarità, perché insomma è uscito con la gamba altissima. Quarto posto a Munar che prova a superare Grava, ancora Munar, vuole palla Cellini in aria, Cellini il tiro, il palo! Clamoroso palo di Cellini, Foggia vicino al raddoppio. Velocità, un passo sicuramente diverso, azione benissimo, manovrata benissimo da parte del Foggia, e qui dobbiamo dire Cellini fallisce un gol clamoroso. Torrent, che secondo tempo però iniziato, finalmente si gioca e anche bene sul campo. Torrent ancora in aria, cerca di girarsi, ancora lì indietro per Bonomi, cross con il sinistro, di testa il pareggio! Proprio Calaiò. Lui, Calaiò! Calaiò si è sbloccato, ha pareggiato! Emanuele Calaiò va a festeggiare sotto la curva del Napoli! Dritto nel cuore dei tifosi azzurri, lo meritava il gol Emanuele Calaiò! Grandissimo gol di Calaiò, grandissimo gol, sono contento per lui perché ne aveva sicuramente bisogno, e così come ne aveva bisogno tutto il Napoli. Eccolo qua di testa che va a anticipare anche il suo compagno di squadra e va a mandare il pallone in rete, non segnava da un mese e mezzo Emanuele Calaiò. Si è sbloccato, sta per entrare sul terreno di gioco, giocatore esperto sulla sinistra, attenzione, Pia in aria, Pia tutto solo, fallisce un gol incredibile Ignacio Pia. Non ci posso credere, lui voleva colpirla di esterno destro, l'ha colpita di interno di destro e metterla dalla parte opposta, e qui vedi la presa praticamente di interno, lui voleva calciare di esterno sul primo palo. Parte Munar, palla che colpisce la barriera, poi ancora dentro cercare Nardini, c'è la chiusura di Bonomi, Nardini rimette il pallone in mezzo, c'è il raddoppio del Foggia con Munar. Quasi tutto di Nardini, che per tutta la partita ha tenuto la fascia, un passo importante, gli ha scodellato un pallone che era solo da mettere in rete, però possiamo dire ancora una volta in ritardo clamoroso la difesa. Male però Galeotti, poi ne è entrato Cimarelli per Nardini. Ancora Nardini che va da solo, Nardini tutto solo davanti a Gianello, il tiro è Gianello che salva, Foggia è vicino al 3-1. Napoli con le ultime energie, da questo cross, salta Scarlato, palla buona per Pia e c'è il pareggio di Pia! Nel finale ancora il Napoli con Pia, il brasiliano si sblocca anche lui! E Pia ha piazzato la zappata che gli salva, diciamo, assist la partita. Di Scarlato con aiuto di Pagliarulo e poi Pia che supera un Marruocco che era uscito in maniera non impeccabile, Pia che anticipa anche Tomei, era incredibile, ancora Napoli con Pia, tutti col fiato sospeso, Pia prova ad entrare in area di rigore, Pia cerca lo spazio per il cross, attenzione Scarlato, il gol, incredibile Scarlato, 3-2 del Napoli, tutti in campo, in 2 minuti 2 gol, incredibile amici, contro il Padova, contro la San Benedettese, contro la Vispesaro 2 volte, è riuscito a rimontare una partita che sembrava persa, era sotto di un gol al 48esimo, ne ha segnati 2 con Ignacio Pia e con Gennaro Scarlato.